Mi aggancio alla parola onesto, sincero, leale. Io inviterei qui Matteo Bracciali a essere veramente onesto, sincero e leale con i cittadini che dovranno eleggerlo prossimamente. Io ho portato un documento qui con Ce me l'hanno tutti stasera. con me, ce l'hanno. Non ce l'ho con te, Matteo, però io Ce l'hanno credo tutti che con me. bisogna essere onesti, Onesti. sinceri e leali con i cittadini. Sincerissimo. Che cos'è? Allora, io questo documento l'ho scaricato dal sito www. Acli, non mi ricordo, punto it o punto qualcosa. Questioni Comunque personali, quindi, è beh. il sito, non è una questione Wow, personale, questione è una politica. questione, non è una Sì. questione personale, è una Beh. questione che riguarda tutti i cittadini. A Ah, proposito certo. dell'onestà e della lealtà che una Assolutamente. persona che si candida sindaco vuole Già, rappresentare rispetto alla sua certo, campagna. assolutamente. Allora, l'idea è, io ho visto nel tuo sito e nel tuo flyers che ti presenti come il presidente nazionale dei giovani delle Acli, correggimi se sbaglio, è Assolutamente sì, giusto? è la verità. Ok, perfetto. Sappiate, cari cittadini, che il signor Matteo Bracciali ha per statuto ACLI un'incompatibilità di ruolo. Cioè, io vi leggo l'articolo 43, vorrei sapere, lo conosci lo statuto ACLI, il tuo statuto nazionale, visto che sei presidente nazionale, o sei all'oscuro di quello che sto per dire? Poi Vuoi ce lo dice rispondere? dopo, Dopo ce lo dici. Comunque, sappiate che c'è un'incompatibilità esterna, nel a senso che il essere presidente candidato. nazionale, provinciale. Benissimo, non sono incompatibili nei ruoli la responsabilità di governo a tutto livello, il mandato di assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali, non può per esempio appartenere nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni che costituiscono gruppi parlamentari o consigliari con l'appartenenza ai consigli e ai comitati di pari livello e via discorrendo. Vi invito a leggervelo, lo trovate sul sito nazionale ACLI, ok? Perché ho tirato fuori questa cosa? Perché se fino ad oggi alla sottoscritta è stato imputato un sassino alla scarpa che riguardava una situazione di 20 anni fa, io vorrei che in questo momento emergessero tutte le situazioni di disonestà dei candidati. Io Perché io ti vorrei querelo, pensare, ti querelo, attenta. querelami tesoro, però, Disonestà, ti querelo, tesoro, abbi pazienza. scusami, Questo è meno male che è un attimo, registrato, così siamo a posto. Matteo, perdonami, No, io ti mi ci sto pago la campagna chiedendo. elettorale così, siamo a posto, una Scusami, bella io ti sto querela. chiedendo, conosci Siamo a posto. questo? È lo Sì, statuto lo ACLI, lo conosco conosci? perfettamente. Ok, io mica Lo faccio il conosco processo alle intenzioni, io sto perfettamente. mettendo al corrente i cittadini Incredibile. e dico, se uno si candida, dovrà adempiere a uno statuto di un'associazione che rappresenta oppure no? Qui mi fermo, ognuno tiri le proprie fila. Non sono qui io a farti il processo. Io però quel che dico è, la Incredibile. lealtà, Sì. Per secondo me, è al primo punto. fatto personale in consiglio comunale si Scusate, può non ho speso rispondere. tutto il mio tempo, Gianni, ma dopo visto vi che. lascio Diamo la un risposta a blocco, Matteo. ve lo Diamo la lascio. risposta Vi perché. lascio un Prego. blocco perché ho pagato la campagna elettorale con questa cosa, quindi beh, posso lasciare un Perché l'hai blocco di 3 minuti pagata? perché ti querelo immediatamente come si esce di qui. E lo dico in modo molto tranquillo rispetto alla mia vita privata, che è quella la mia vita professionale. Io ho un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia, con un'azienda di servizi che ho diretto, del quale sono stato responsabile, che è quella delle Acli. Contratto a tempo indeterminato che adesso è, come dire, congelato perché sono distaccato, ho un distacco, come una specie di distacco che si fa nel lavoro quando si cambia sede, e ho la sede a Roma e ho un incarico temporaneo nazionale di dirigenziale che è legato ai giovani delle Acli, che sono tutti gli iscritti delle Acli sotto i 32 anni. Questo è il mio percorso professionale. Non sono incompatibile perché la presidenza dei giovani delle Acli, come risulta anche da una delibera del Collegio dei Garanti, che è un'associazione privata, tra l'altro, cioè privata, è un'associazione che quale si iscrive si può dire la propria. Io ho dei garanti che mi hanno detto che non sono assolutamente incompatibile, posso fare il coordinatore dei giovani, sto in Consiglio nazionale perché non ci sono incompatibilità sul Consiglio nazionale in quanto consigliere comunale, quindi non parlamentare, non consigliere regionale. Quindi da questo punto di vista, da candidato a sindaco non ho incompatibilità perché sono candidato, nel momento in cui farò il sindaco mi dimetterò perché avrò un'incompatibilità. Quindi, dato che io sono Scusa, lo leggi l'articolo onestissimo, 43 io dalle non tue leggo proprio parole? niente, e io onestà, lo vuoi, lo scaricano, l'hai detto, che problema c'è? Quindi in questo senso io non ho nessuna disonestà, il Collegio dei Garanti tra l'altro ha scritto in questo senso, non ci sono nessuno ha sollevato dentro la mia associazione, nessuno ha sollevato nessun tipo di problema, che vengano dall'esterno, come dire, fa ridere perché i ricorsi si fanno, gli iscritti fanno i ricorsi rispetto
rispetto a, quindi in questo senso ritengo che c'hai già una situazione in merito a Siena, ci sono delle denunce in corso, questo denunce, lo so. No, nel senso, io ero commissario delle Achi di Siena, nominato anche qui dalla dirigenza nazionale, facevo il commissario a Siena, anche qui non sono più commissario a Siena, io ritengo che grazie e ringrazio la signora Nardone, perché come esco di qui io chiamerò il mio avvocato per la registrazione e quereliamo la dottoressa Nardone. Ripeto, non è una questione disonesto con me, non è per me la disonestà nei confronti di potenziali elettori. Io credo che credono per gli elettori in quello che dici. Sapere che io non, dico che se tu sei candidato a sindaco, che è un dirigente nazionale di associazione, pensi a un valore. Se non ci denunciano noi, ragazzi. Io dico che ognuno si vada a informare, si legga. Poi se hai un documento collaterale, faccelo vedere. No, per lui. Per lui abbiamo speso 1 minuto e 50. Quindi ve lo lascio, non c'è problema. No, no, ma non è un problema nei nostri confronti, né degli altri. Quindi la prossima risposta poi è 1 minuto e 10. Sì.